Cari amici, un airone cinerino, Mauri prendi subito il video, è fantastico, guardate che non è per niente facile vederlo. Guarda Mauri che è raro, ha preso pure un pesce, ha preso pure un pesce, si è mangiato un pesce sul fiume Seveso, fantastico, guarda che stiamo facendo un video fantastico. Airone cinerino, È raro, non l'ho mai visto. Infatti, ma è incredibile, siamo nella valle del Seveso, cari amici. Guarda, è incredibile, un airone cinerino nel Seveso. L'airone cinerino. Guarda, ma è incredibile, guarda. Guarda. Perché sta a cercare. Sta a cercare i pesci. Ma che roba, oh! Sì, sì, sta cercando i pesci. È incredibile. Vai airone! Sta cercando i pesci nel fiume. Sta pescando, ciao! Poi comunque. Sai che una volta non sapevo che esistesse l'airone cinerino? Ma io non l'ho mai visto. Perché a volte prende delle colorazioni che addirittura vanno verso l'azzurro, dal grigio all'azzurro. L'airone cinerino. Ed è fantastico. Vedete che, cari amici, sta dicendo appunto ai nostri amici, lo vediamo in atteggiamento che sta cercando i pesci nel fiume. Nel fiume Seveso. Ed è incredibile. Cari amici, abbiamo beccato il fiume Seveso, credevate che fosse un fiume qualunque. Mauri sta attento sempre a non far andare, a non far finire il cellulare. Sta ancora. No, perché se cade il fiume, nel fiume il cellulare. Basta, è andato. L'airone sta cercando incredibilmente ancora i pesci, ne ha mangiati, L'airone cinerino sta a vedere quando passano i pesci per beccarli. Vedi Mauri, proprio il modo suo. Va piano piano a vedere perché lui con gli occhi quando passano vedere, quando passano i pesci. I pesci. Incredibile. L'airone cinerino. Ma guarda che se doveva essere una bella giornata è andata bene. Guarda che è lì che sta guardando se c'è pesce. Guarda che come inizio è buona proprio. C'è il pesce, guarda. Fantastico. Ma poi ce l'abbiamo proprio vicino. Un airone cinerino. Va dietro le foglie, poi va sotto. Beh, va sotto le foglie. Comunque bene. Dai, quindi Mauri, allora come ecco, devo togliere il. Come ne pensi? Penso che è bello, va che roba, vai, sta lì, va. Si inizia bene, Sì. Sì. Certo. Sta proprio a vedere i pesci. Sì, lui sta lì, adesso si sente osservato. No, lui sta badando a guardare i pesci. L'airone è così, non è che è impressionato da noi. Perché... fantastico, vola via, cari amici. No, incredibile, va più in là. Fantastico. Insomma, dai. Ok. Bene, allora... Aspetta, salutiamo. Fantastico, cari amici.
La Valle del Seveso inizia nella maniera più bella che potremmo mai aspettarci. Okay. Siamo sempre noi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, al ormai 6 di maggio 2020. E le mascherine obbligatorie. Le mascherine purtroppo ci tocca. E guarda Mauri la natura, abbiamo addirittura anche il fichi. Guarda, oggi venire qua è stato fantastico. Cari amici, addirittura abbiamo i fichi. Non so se rende l'idea, che ne dici? Cazzarola, quando sono maturi, che quasi quasi. Fantastico, io direi che quando sono maturi di farci un giro. Sì, vediamo se mi troviamo. Mauri, fatti un giro quando sono maturi. E qua dalla Valle del Seveso. E l'airone è ancora lì. L'airone cinerino, cazzarola. E cari amici, stiamo facendo dei filmati fantastici. L'airone cinerino a caccia di pesci nel fiume Seveso. E siamo sempre noi, cari amici. Fantastica giornata, eh? Infatti, Mauri. Ma incredibile. Sei l'airone cinerino. E cari amici, il caffè è solo da sporto. Mauri, è bellissima la ringhiera. Sì, infatti, abbiamo quindi un bel tavolino. Questa bellissima ringhiera, il caffè ce la beviamo così. Così. Dobbiamo tagliare questa. 500 euro di multa mi fanno. Per un caffè è troppo. Naturalmente già finito. Un goccio. 3 euro. Quanto con la bottiglietta d'acqua 3 euro. Diga, tutto più bello. E servizio scadente. Ovviamente è aumentato. Comunque niente, si inizia, Mauri. Si inizia in una fase un po', diciamo così, inusuale per noi, ma. Allegria! Allegria, insomma, siamo un pochino più tristi. No, vabbè, dai, no, no, dai, no. Cerchiamo sempre di tirare a campare. No, molto. Di qualcosa di bello, dai, fa finta di essere felice. Va bene. Si inizia. Siamo Gennaro Gelmini e Mauri qua nella Valle del Fiume Seveso a nord di Milano e hanno chiuso, Mauri prendi la videocamera, facciamo vedere, ecco. Hanno chiuso i giochi per i bambini per l'emergenza Covid, però comunque... Qui come vedete ci sono nastrati, nessuno più... Qui a quest'ora era pieno di mame con bambini. Oh, sentivo allora un odore di marcio. Oh, poverino. Niente. Di sarà morto di fame quel riccio. Stanno dove c'è la natura. Va bene, cari amici. Si continua dopo. Alla Valle del Seveso. E si continua! E abbiamo anche delle bellissime piante fiorite, è primavera, è benissimo, abbiamo trovato un po' di medioevo, combattivo medioevo qui sulle valli del fiume Seveso, che stiamo attraversando, la passeggiata al fiume Seveso, e Mauri fa vedere che bello! Lì una torre medievale nella Valle del Seveso, perfetto, un bel posticino, eh? Sì, infatti adesso noi ci stiamo avviando verso fare una bella passeggiata ancora. Sì, sempre nella Valle del Seveso. Un bel pezzo, comunque andiamo tranquillamente, vediamo un po' di scoprire altre cose. Ciao a tutti. Perfetto.
Ed ecco passato il treno. Mauri, siamo qua nella valle del Seveso, però questo che stiamo vedendo sono le chiuse del canale Villoresi che passa sopra il Seveso. Quindi, Mauri, allora... Qui come vedete è abbastanza... Se è profondo, il canale è profondo. Il canale di irrigazione è profondo. Insomma, siamo nella zona che forse... c'è tipo un percorso un po' ad ostacoli. Comunque bello, pensate voi cari amici, il canale Villoresi parte proprio all'isola dei Gabbiani a Somma Lombardo. Mauri, hai presente l'isola dei Gabbiani che eravamo andati? Sì, ti ricordi quel canale che passava sotto il ponte? Sì, era questo canale qua, è incredibile. Sì, quindi un pensiero, io perché qua si cadeva dentro, a parte il fatto... Impressionante. Vedete qui l'acqua che va giù fa tutto il circolo. Qui ti tira sotto e t'ammazza. Bene, a dopo cari amici. A dopo, suggestivo, andiamo su di là, adesso andiamo a vedere... Ecco, cari amici, un bel percorso di biciclette e siamo qui vicino al canale Villoresi. Avete presente la diga del Pan Perduto, Somma Lombardo, invece qua siamo verso Nava Milanese, verso Varedo anche. Varedo, con la D. E qua c'è il Villoresi che viene dalla diga del Pan Perduto e arriva fino a questa zona. Fantastica giornata, sublime, e qua appunto abbiamo la linea che fa capire che arriva dal Pan Perduto, dalla diga, lì all'isola dei Gabbiani, insomma Lombardo, va verso Nava Milanese. Qua a questo punto siamo a Varedo, in Brianza, tra diciamo la Brianza e il triangolo tra Monza, Lecco e Como. Quindi abbiamo il fiume Seveso che passa di sotto al canale Villoresi che passa di sopra ed è maestoso. Mauri, lì prima c'era un po' pericoloso, adesso ti posso inquadrare senza quello. Di le tue impressioni. Quindi impressioni che qui non sono mai venuto, di la verità, so che c'era ma non so mai. Però non è male anche qui venire d'estate anche a farsi un giro. Certo, insomma, diciamo qui è un posto più per gente che prende sole se pesca. Però poi che cosa pescano qua dentro? Non è che ci vedono, i pesci come li mangiava l'airone Cinerino. I pesci che mangiava l'airone Cinerino. Comunque niente, adesso noi ci abbiamo naturalmente... Verso la zona di Varedo. Verso la zona di Varedo e finiamo il nostro giro perché giustamente non è che poi... È stato bello. Non vogliamo fare cose troppo lunghe perché sennò... È stata una bella giornata. Sì. Dicevamo, non un video da un'ora intera, ma più che altro l'airone Cinerino ci è piaciuto un sacco, Mauri? Sei attento alla bici? Sì, infatti ogni tanto sì, c'è... Sì, qui è una zona dove fa seggio, c'è gente. Bellissimo, la valle del fiume Seveso. Non è male qui venire anche stare tranquillo nella natura, qui ce n'è volendo. Ok. Bene, cari amici, è stata una bellissima giornata, rallegratissima da mille situazioni. Purtroppo chiaramente usciamo dalla quarantena e questa è la situazione, che stiamo ancora con le mascherine. Però finalmente abbiamo avuto una giornata rallegrata. Bellissimo lì che proprio
fa dei mulinelli il fiume. Lì è un po' bene, pericoloso. Quindi la giornata è diventata allegra anche grazie a quell'airone cinerino che abbiamo visto. Sì, dai. Dove siamo andati, ti ricordi? La Snia Viscosa, fantastico! Troppo bello! Quell'urbex, vi ricordate, cari amici? Alla Snia Viscosa! Cari amici, bellissimo, siamo a Varedo. Vi ricordate la Snia Viscosa? Mauri, riprendi e fa uno zoom. Fantastico posto, perché l'urbex Snia Viscosa. Sarebbe da tornare, Mauri. Sarebbe da tornare. Ma è piena di balordi. No. Tagli lo zoom. Tolto. Fantastico. Cioè, ci riprendiamo, Mauri, il nostro territorio. Sì, sì, fatti. Mauri, il nostro territorio urbex. Il nostro territorio urbex lo stiamo riprendendo. Guarda, benissimo. Questo posto praticamente, vabbè, c'è un po' di problema che è stato... Vabbè, la staccionata un po' quella che è, ma questo è il ponte sulla ferrovia e siamo a Varedo, vicino a Milano. E qua delle bellissime... sono dei pioppi, Mauri, ecco perché veniva tanto polline. Questi sono i pioppi. Sì, i pioppi fanno i piumini. Sì. Qui è pieno di piumini, Sì, c'è il pioppeto. Il pioppeto. Minchia, qui sei abbastanza alto, non sembrava siete burleggiole che... Che fa un... C'è il pioppo da sotto. È un bel pioppo grande. E lì appunto è il fiume Seveso. E lì la Snia Viscosa. Molto bene, fantastica giornata. È bello qui. Questo è il ponte che scavalca la ferrovia. Infatti, cari amici, e valle del fiume Seveso. Mettete un bel like, cari amici. E quale cosa più bella è che gli alberi di robinia hanno fatto i fiori. E quindi un delicato profumo è veramente qualcosa di eccezionale. Finalmente un po' di natura. Guarda che profumano, Mauri. Dici, io sì, sentivo fantastico. Poco. Fantastico, senza mascherina. Bene. No, si sente che profumano da qui, sento, però lì non avevo sentito. Il canale... Prova. No, ma anche questi qua, guarda, profumano. No, è vero. Questi, senti. Senti che profumano. Sì. È vero, fantastico. Qui dal canale Villoresi. Qui c'è un campo che stanno arando, stanno tagliando l'erba. Almeno approfittano. Ecco, stanno facendo lo stadio. E quindi buona cosa, perché significa che prima o poi ci giocheranno. Bene, cari amici. Bene così. Papaveri, il nostro bel canale. La natura è natura. I papaveri col canale Villoresi, molto bello. E noi al 20, no, che 20? Oggi è il 6 maggio 2020. 20, al 6, 20. Sì, ecco 6 perché è sopra 20. 2020. Al 6 maggio 2020. E Mauri, quindi, che ne dici di questo fiorire primaverile? Siamo già a maggio. Siamo già a maggio, il 6 maggio. Tutti siamo a maggio. 6 maggio 2020, bene. Bene. E si continua qua il canale Villoresi. Il
Canale Viloresi, all'altezza di Palazzolo. Eccolo lì sarebbe. Il drone. Adesso mandi. Sai cosa costa quello lì? Circa 270 euro. No, ma ci sono drone, Mauri, eh? Ci sono droni anche su Amazon da 30 euro, ma non è che siano sto granché. Per imparare, guardalo là, guardalo là, guardalo là. Bisogna stare attenti che non vada a finire su. Allegria. Ho paura qui dove ci sono le... Bisogna farlo volare in campagna. Perché qui se mi va a finire sul tetto di una macchina si vede. Beh. Guarda, 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 ci sono. Ragazzi, non so se bisogna chiedere il permesso a quelli lì del volo, però non so, dipende perché da zona a zona. In Piazza del Duomo c'è un drone che aveva colpito una signora, ha avuto delle roni, bisogna farlo volare in zona isolata. Bisogna vedere, sì. Per esempio a Montbello questa... quello lì se lo fai volare, guarda, 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 guarda. Bene, cari amici, allora qui dalle zone ex fabbriche, Mauri, tutto ex. Sì, tutto ex, tutto è anche ex modifici. Bello così, dai. Le ex fabbriche delle ex zone industriali. Delle ex zone industriali, sì. Salutiamo. E cari amici, verdure alla greca. Mauri, verdure alla greca, cari amici. Verdure alla greca. Fantastiche. Fantastiche. Con la salsa di yogurt. Veramente la salsa alla greca. No. E cari amici, le verdure alla greca sono con la salsa alla greca contenente il mio piatto preferito. Lo yogurt. Il tuo piatto preferito, Mauri, è verdura alla greca. Beh, no. E cari salsa amici, greca. Ecco, con la salsa alla greca. Lo so, che è un grande amico. Salsa greca alla Montese. Fantastico. La salsina su. Mauri, wow. Ma perché? E alla greca, eh? Wow. E verdure alla greca. Comunque un piatto strepitoso, cari amici. Io non pensavo di farlo così buono, capite? La salsa alla greca esalta proprio il sapore delle verdure. E volendo si può fare anche con la carne. Troppo buona, troppo buona. Okay.